Buongiorno, quest'angolo è terribile, ma è l'unico modo per tenere la macchina fotografica. Siete messi in un posto stranissimo. Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati a un nuovo video. Oggi avrete una creative life molto giù, sia di morale che fisicamente, perché mi sono strappata la schiena. L'altra volta ho avuto una specie di strappo, contrattura muscolare sotto. E quindi zoppico praticamente. Ieri ho pianto tutto il giorno perché, vabbè, per varie frustrazioni mi sono successe un sacco di cose questo mese. Ho avuto problemi col dente del giudizio, mi è entrato un vetro in un occhio, ho avuto tipo un'influenza allo stomaco. Cioè, sono passati, non lo so, in 4 settimane ho avuto 4 cose diverse e l'altra volta siamo andati, sono nelle Marche comunque come potete vedere, siamo andati a fare una specie di scampagnata, se riesco, ok? Comunque mi sto truccando intanto, giusto per tirarmi un po' sul morale, anche se penso starò tutto il giorno a casa perché non mi sento bene, sono sotto antinfiammatori e anzi andrò di nuovo in guardia medica a farmi fare una puntura stasera, quindi yai! Sto utilizzando il correttore che utilizzo anche su tutta la faccia di Espresso, l'ABC di Espresso. Comunque siamo andati in spiaggia sabato, oggi è lunedì, e in poche parole è successo che la discesa era troppo ripida, non avevamo le scarpe giuste e probabilmente io ho applicato troppa tensione per cercare di non cadere, e io una delle mie più grandi fobie è praticamente il cadere perché ho avuto bruttissime esperienze e che diciamo mi hanno portato a tanti problemi di salute. Comunque, non so, tra la discesa, le scarpe sbagliate e la paura, ho contratto così tanto il mio corpo, la parte bassa del mio corpo, che niente, mi sono stirata. E quindi ho cominciato a sentire i dolori dopo, tipo un bel po' di ore dopo, e ieri sono stata malissimo. Sono andata alla guardia medica perché non sapevo veramente cosa fare. Per fortuna hanno detto che non è niente di che, è solamente uno stiramento che passerà quando passerà, e vediamo quando passa. E sto cercando di tenere su il morale, soprattutto perché domani devo partire, devo tornare a Milano e solo il pensiero, uno, di camminare, ma due, di portare in giro una valigia pesantissima, mi mette un sacco di, giustamente, ansia, perché non so se riuscirò. Vedremo, speriamo di stare meglio oggi. E nulla, non so se continuerò questo vlog oggi perché adesso ho voglia di vloggare, ma poi magari mi passa, perché quando sono giù di morale non ho assolutamente voglia, ovviamente, di portarvi con me in questo strazio, però magari continueremo a Milano. Intanto piano piano mi sono aiutata lavandomi, mangiando, adesso andrò in farmacia piano piano, se riuscirò a camminare, poi preparo il pranzo, faccio la valigia, tutte queste cose qua. Forse noi ci rivedremo a Milano con questo vlog quando starò meglio. Eccoci qui, sono tornata probabilmente un 5 giorni dopo da quando ci siamo sentiti l'ultima volta. Sono tornata a Milano, come potete vedere, come al solito al bianco. Buongiorno, oggi è sabato e avevo una classe di bar. Adesso vi parlo anche un pochino della mia workout routine. Comunque ce l'avevo oggi alle 11:15. Se volete sapere, vado alla Virgin. Però oggi avevo un po' troppe cose da fare in casa e mi sentivo anche un po' giù di morale per varie cose, sia perché non sto ancora molto bene. Ieri sono andata a fare le analisi. Sono andata in guardia medica l'altro ieri perché non stavo assolutamente bene la notte, vabbè, un po' di cose, come potete vedere, ho un po' di pacchi da buttare e di, appunto, spazzatura da portare giù, tutti i panni che ho steso qui, cioè che ho tolto dallo stendino, e qui ho degli altri panni che devo mettere nello stendino perché oggi ho fatto ben 3 lavatrici e sì, un po' di cose da fare. Sto lavorando a una grafica personalizzata, a un logo. Se siete interessati, vi lascio tutti i dettagli sotto in descrizione sul mio shop online, dove ci sono sia prodotti digitali, sia prodotti fisici, che vere e proprie consulenze di grafica e interni. E anche adesso ne ho aggiunta un'altra che potete scaricare gratuitamente, di social media marketing. Fatemi sapere, mandatemi un'email e scrivetemi appunto se siete interessati. Ho finito un libro questi giorni, ho un sacco di cose da dirvi e sto blaterando, mi sembra. A volte mi sembra che blatero quando faccio questi video. Ho finito Voglio essere me stessa. Quindi quello che voglio fare adesso è mangiare. Non vi ho detto che, siccome non sono andata alla classe
della mattina, andrò a quella della sera con un'altra nuova istruttrice, un'altra nuova insegnante. Ce l'ho alle 16 e un quarto, ma voglio andare un pochino prima, uno perché mi voglio prendere un caffè, dal momento che ho deciso in questa casa di non avere caffè perché se no ne bevo troppo, quindi solamente tè o caffè decaffeinato in questa casa, quindi se voglio della caffeina devo andarmela a comprare. Quindi penso di andare o alla Feltrinelli o alla Starbucks. E poi andare in palestra e fare anche un po' di movimento a livello di parte bassa del corpo, quindi fare un po' di virulano oppure stair, semplicemente perché sto guarendo da, appunto, mi sa che ve l'avevo detto, da schiena bloccata, che mi si è bloccata sabato scorso a causa di un'arrampicata fatta e quindi adesso sto cercando di rimettere piano piano in moto tutto. Ieri sono andata anche a una lezione di yoga super divertente. E non con la Virgin, cioè non nella mia palestra, mi hanno invitato, è stato super carino e ho conosciuto anche Francesca Biella, probabilmente la seguite su TikTok, è stato super piacevole e quel libro appunto che vi ho mostrato mi è piaciuto tantissimo, me l'ha consigliato proprio lei, quindi felicissima ieri quando ci siamo incontrate e adesso me ne ha consigliato un altro e io ho consigliato a lei Big Magic, che è uno dei miei libri preferiti che lascio sempre sul mio Amazon shop sotto in descrizione ed è in assoluto il libro migliore se volete vivere una vita creativa e è stato veramente il libro che ha dato inizio a tutto ed è stato il libro che ha dato inizio a Creative Life, al motivo per cui appunto ho chiamato il mio brand a 18 anni a Creative Life senza sapere che poi sarebbe diventato qualcosa del genere. Niente, ho sentito il mio ragazzo, quindi adesso mi sento sinceramente molto molto meglio a livello di umore rispetto a stamattina ed è per questo anche che ho deciso di prendere la telecamera in mano. Lui adesso sta ad Atene perché è greco. E quindi niente, passerò il weekend da sola, forse, anzi forse no, perché per tirarmi su domani andrò a fare un aperitivo oppure a fare una passeggiata con delle amiche che però ancora devo chiamare. Quindi un consiglio se vi posso dare è, nonostante a volte, soprattutto con rientro, soprattutto quando bisogna rimettersi in moto, può sembrare tutto super overwhelming, super, cioè ci si può sentire sopraffatti dalle cose da fare e da riprendere le routine, implementare, diciamo, quelle cose che ci fanno stare bene, come ad esempio leggere, andare a prendere un caffè o farsi un aperitivo con le amiche o una passeggiata con le amiche o con gli amici, per ritrovare un pochino di piacere e svuotare un pochino la mente, perché soprattutto a settembre io mi ritrovo a essere molto focalizzata sul futuro, su quello che sarà il mio anno, perché ovviamente sono più in ansia su come sarà il mio anno a settembre piuttosto che a gennaio. Il primo settembre è veramente il primo gennaio, vi faccio vedere come sono vestita total oisho e vestita per bar, per la classe che farò alle 4 e poi metterò in ordine. Questo è il mio look oggi, ho questi pantaloni che ho preso a gennaio da oisho che sono un po' flare e sono molto comodi, metterò le classiche calze che vi faccio vedere, quelle antiscivolo sempre di oisho, questo toppino abbinato al pezzo di sotto che adesso è in lavatrice e questo reggisanino che non è dello stesso verde che ho preso con i saldi, mi sa che ve l'ho fatto vedere tipo in uno o due vlog fa. Ho ricevuto dei nuovi profumi per una collaborazione che farò a settembre-ottobre con un brand che adoro tantissimo e adesso li sto provando tutti nel corso delle giornate. Ho ricevuto, trascurate i copri così per i reggiseni, comunque ho ricevuto queste bellissime gardenie. Peonie? No, non mi ricordo. Oh mio Dio, sono gardenie, penso. Vi metterò il nome. Vabbè, comunque, di Colvin. Ho ricevuto questi fiori. Questo bouquet di Colvin. Stupendo. Trascurate il caos, ma io ne sono totalmente innamorata. Guardate che bello, soprattutto nel mio vaso di Alvaralto, che mi sono regalata tipo per il mio 24esimo compleanno. E il prossimo libro che andrò a leggere è lui, Piranesi, che penso sia un libro perfetto, che ha avuto un grandissimo successo, diciamo, 2 anni fa, e penso sia un libro perfetto da leggere, soprattutto in questo periodo autunnale, oltre ovviamente a Harry Potter e Dio di Illusioni, che ancora non ho letto e che dovrò leggere sempre quest'autunno. Ho appena finito di mangiare, ho fatto un ordine Cure, è un brand, probabilmente lo conoscete, di integratori, c'è il link e il codice sconto sotto in descrizione se volete che io stessa utilizzo, cioè proprio di mia sponte, perché mi trovo molto molto bene. Questi sono, diciamo, gli integratori che ho provato nel corso di questo inverno, di questa primavera e di questa estate.
Adesso ho ordinato ogni mese, ogni 2 mesi, diciamo, tendo a ordinare cose diverse giusto in base alla stagione, in base a come mi sento. E praticamente quello che ho ordinato adesso è il collagene, la L-glutammina, il cumino, la curcuma e il magnesio. Vi dico un pochino perché: il magnesio per il rilassamento muscolare e anche psicofisico, la curcuma per prevenire le infiammazioni, il cumino non mi ricordo sinceramente, però mi sembra che faceva tipo bene alla digestione, la L-glutammina fa molto molto bene appunto alla digestione e, diciamo, per quanto ne so, aiuta a ricostruire la flora batterica e a comunque rafforzare le pareti intestinali, quindi ti rende meno suscettibile, diciamo, alle, non lo so, all'indigestione, ecco. E poi il collagene, che fa sempre benissimo alla pelle e alle ossa, a tutto, il collagene è top. Sto sperimentando in questi giorni con bevande autunnali e anche bevande in generale. Sto provando a fare frullati, dal momento che i miei, l'ultima volta che sono venuti, mi hanno portato il frullatore, poi vi faccio vedere la cucina. E adesso sto provando a perfezionare il chai tea latte, che è una bevanda che prendevo molto spesso a Londra, quando uscivo con la mia migliore amica che è indiana e che adesso vive in India. Vorrei appunto parlare o su un video di YouTube o su Instagram o su un podcast appunto della difficoltà nell'avere tutte le proprie persone preferite lontane. Ho i miei genitori a Roma, i miei parenti nel sud Italia, la mia migliore amica in India e il mio fidanzato tra la Grecia e le Marche. Top! E io sono a Milano. Piccola parentesi, fatemi sapere se vi può interessare, sono sicura di non essere l'unica ad avere tutte queste relazioni a distanza. Comunque, il chai di latte è una cosa che prendevo tantissimo e di cui sono diventata molto più, come si dice, giudicante, appunto quando la mia migliore amica mi ha fatto scoprire il vero chai. Cioè, è come quando una mia amica giapponese, quando vivevo in Francia, mi ha fatto scoprire per la prima volta il matcha vero, che non è quello della Starbucks. E quindi sto perfezionando il chai tea nella mia totale ignoranza e ho trovato dei blend, quindi delle miscele da Natura Si che mixo con il tè nero, vabbè, e poi il latte di soia oppure il latte senza lattosio, che sono i miei latti preferiti, ma qualsiasi latte va bene. Comunque vi farò un video a parte. Quello di cui voglio parlare adesso è di cosa mi fa stare bene, di cosa ho trovato darmi tanto tanto beneficio nel caso in cui possa aiutare qualcuno. Se non lo sapete, non ne ho mai parlato veramente perché ancora faccio fatica a parlarne senza piangere. Ho avuto un incidente, un colpo di frusta laterale che mi ha tenuta bloccata per praticamente un anno e adesso sono 2 anni e mezzo che sto combattendo con gravi, abbastanza gravi problemi alla cervicale. Adesso però sto migliorando, ci sono alti e bassi, ma sta migliorando. E riprendere l'attività fisica da che sono stata praticamente una persona sempre attiva, ho fatto tantissimo sport, ho fatto nuoto agonistico, ho dovuto ricominciare da capo e non posso più fare gli sport che facevo prima, come il box, come workout comunque molto intensi. Ho dovuto ricominciare con attività come il Pilates, la camminata, il bar, appunto, che sono tosti, ma molto meno intensi, molto diversi rispetto a quello che ero solita fare. Mannaggia, mi si è non sporcato, ma a cazzarola. Graffiato l'iPad. Comunque, adesso mi sono iscritta alla Virgin apposta, che probabilmente conoscete un po' tutti, si trova un po' in tutta Italia, è una catena di palestre che ha anche tutta l'area benessere. Io inizialmente sono andata alla Virgin proprio grazie all'area benessere, perché pagavo così tanto di fisioterapia settimanalmente che dico mi conviene farmi la sauna 4-5 volte a settimana e vedere se veramente dà i benefici a livello muscolare che dicono che dà. In effetti è stato così, io adesso vado dal fisioterapista ogni mese e mezzo, ogni 2 mesi, incredibile, quindi per me la Virgin costa tra virgolette poco, perché prima spendevo praticamente 80 euro a settimana di fisioterapia. Alla Virgin ci sono un sacco di corsi eccezionali. Ho scoperto il Reformer Pilates che mi sta aiutando tantissimo con il rafforzamento muscolare, con il benessere appunto della schiena e l'allungamento della schiena. Ho scoperto appunto il barre, non sono mai stata una danzatrice, ma ho scoperto quanto bene faccia, soprattutto a, non lo so, quanto faccia bene. Io sono sempre stata una che ha sollevato pesi, però molto di ripetizioni e di pesi, invece di quanti risultati si possono ottenere anche semplicemente lavorando
solo col proprio corpo, senza strumenti, ecco, e non mi sono mai sentita le gambe e i glutei così tonici, sinceramente. Ho preso peso e accetto assolutamente la cosa perché con tutto quello che ho passato, come minimo, voglio stare bene, sinceramente. Ho ancora troppe ricadute e la palestra mi sta aiutando tantissimo, quindi per il momento quello che sto facendo è mat Pilates. Yoga ancora non riesco a farlo molto. Pilates Reformer, che consiglio a tutti di fare se ne avete la possibilità, e barre. Faccio Tabi Run, cammino quando posso. Mi piace camminare, mi fa stare bene anche. Lo faccio soprattutto per la mia testa, per la salute mentale. E questo è quanto per ora. Buono, mi piace un sacco. Di quelle persone che si mette i frullati verdi dentro i bicchieri da vino e non me ne vergogno. Qui dentro ci stanno spinaci, una banana congelata, ghiaccio, zenzero, succo di limone, passate 2 settimane, probabilmente almeno 10 giorni dall'ultima volta che ho filmato, e questo è perché ho avuto una serie di problemi di salute di cui non sto tanto a parlarvi. In poche parole, non so, non mi ricordo neanche più che cosa ho filmato. Io ho già editato quel video e siccome è quasi finito, non volevo aggiungere altro, volevo solamente fare un outro, ossia volevo semplicemente salutarvi e scusarmi appunto per non essere stata così presente e non aver mantenuto le promesse, tra virgolette, che vi avevo detto, in cui avrei postato di più. In poche parole, niente, ho preso una sorta di infezione probabilmente in acqua nelle Marche e ci ho messo un pochino per scoprirla. Ancora adesso devo capire che tipo di batterio è. Vabbè, per non entrare troppo nel dettaglio, in poche parole, ancora non posso prendere l'antibiotico, quindi ci sono giornate in cui sto bene e giornate in cui sto malissimo. E di conseguenza me la sto prendendo con calma, mi sento molto carica, a parte questi problemi a livello lavorativo, sto creando un sacco di nuovi contenuti, ci sono un sacco di progetti, un sacco di idee, sto filmando anche oggi che è domenica e per forza di cose mi si sono annullati un po' di piani praticamente. Ho filmato una morning routine che metterò presto sia su YouTube Short che ovviamente su Instagram, nei reel, quindi seguitemi anche là. E nulla, sto mettendo tantissimo a posto tutta casa, ho messo a posto tutta la cucina, ho messo a posto tutti gli armadi, ho fatto tipo un cambio di stagione. Quindi mi sono tenuta nel condividere le cose semplicemente perché voglio fare un video, il prossimo, tutto dedicato alla casa in cui vi mostro gli aggiornamenti. Fatemi sapere se vi potrebbe interessare anche un vlog in cui vi mostro a parte i pezzi della casa. Per il resto ho messo un sacco di cose a posto, quindi mi piacerebbe fare dei vlog proprio sulla casa e poi dei vlog sugli outfit autunnali. Quindi questo solamente per dirvi che sono passate 2 settimane e per ringraziarvi di tutti i bei commenti sul fatto che sto postando di più. Vi ho già detto, YouTube per me è una parte importante del mio lavoro e della mia vita, mi fa veramente piacere condividere appunto la mia quotidianità con voi. Spero che il vostro settembre sia iniziato alla grande e noi ci vediamo super presto con un nuovo video. Ciao!